ritorno al messaggio evangelico. Il messaggio, Gesù di Nazareth, se così lo pensiamo, e così dobbiamo pensarlo secondo me, appare come colui che rifiuta la cultura come vera espressione dell'uomo, cioè che si rivolge non all'uomo in quanto modellato da una cultura data, si tratti dell'uomo di Israele o dell'uomo di Roma, della cultura greco-romana, ma si rivolge all'uomo nascosto, a quell'uomo potenziale che porta in sé il sigillo dell'atto creativo di Dio e che aspira alla pace. Nell'atto creativo Dio ordina all'uomo alla pace. Gesù, come direi usando il linguaggio di San Paolo, come secondo Adamo, realizza il primo Adamo, cioè l'uomo creato da Dio. E il secondo Adamo, l'uomo della resurrezione, è colui che dice pace a voi. Gesù ha portato la pace, ma in ogni uomo c'è l'esigenza di un mondo di pace, di un'armonia fra l'uomo e la donna, fra l'uomo e la natura, di una crescita che sia senza violenze. Questa è l'aspirazione dell'uomo, è una certezza quella che esprimo, nel senso che non attinge, diremo, fondamenti dalla scrittura, attinge dall'osservazione, dall'analisi antropologica. In ogni uomo c'è un'aspirazione. C'è questo, direi parlando con un registro psicoanalitico, c'è la forza di Eros, non solo quella di Thanatos. Secondo l'analisi di Freud, dentro di noi si agitano due leggi, quella dell'aggressività distruttiva, legge di morte, Thanatos, e poi la legge del rapporto unitivo, quello dell'Eros, di amore. Nella storia del passato, Thanatos ha avuto la meglio su Eros, ma l'Eros, cioè adesso, l'esigenza unitiva tra gli esseri umani, tra gli uomini della natura, è un'esigenza insopprimibile e in un'ottica che si illumini della luce della fede è l'esigenza fondamentale.